Beh, il futuro del cinema. Adesso abbiamo vissuto una fase particolare, appunto per la pandemia, quindi siamo stati costretti a essere chiusi nelle case. E molto spesso leggevo dei post su Facebook, delle frasi nei confronti di noi addetti ai lavori, mestieranti, insomma, gente che produce prodotti audiovisivi. Nel mio caso, appunto, il cinema, ma non solo, io faccio anche altro, faccio videoclip, faccio documentari. Leggevo queste frasi, appunto, che giustamente la gente chiusa in casa, ha visto tantissimo audiovisivo. Le piattaforme, streaming sono cresciute, ne sono nate veramente tante. È una cosa incredibile quella che è successa, però in qualche modo cerchiamo di guardare il lato positivo e per noi è cresciuto anche il lavoro, per tutti noi, anche per tutti noi, e quindi i prodotti audiovisivi sono, c'è sempre maggiore richiesta dalle piattaforme e c'è molta più possibilità di raccontare le storie e quindi non solo, in Italia finalmente si è tornati a raccontare il cinema di genere e quindi anche questa è una cosa straordinaria perché io vengo e nasco da quell'amore. Il cinema non c'era quando ero piccolo, era stato chiuso, come tante sale, insomma, nel mondo e in Italia. E quindi ho visto il cinema, cioè il cinema che vedevo era quello della televisione ed erano molti film americani, quella che poi ha creato il nostro sogno americano della nostra generazione e quel cinema lì di genere degli anni 80-90 e oggi che siamo ritornati a fare quello, lo facciamo addirittura noi italiani, è una cosa veramente bella che mi fa sperare in un futuro molto interessante per il cinema mondiale. Quindi penso che in qualche modo se dobbiamo, nonostante tutto il discorso Covid, salute, insomma, e cose più serie di quelle nostre, perché noi, come dicevo poc'anzi, il nostro è un gioco magico, bellissimo, ma è pur sempre un gioco, quello del cinema. Però allo stesso tempo il gioco che facciamo ha permesso a tante persone di trascorrere delle ore serene e di non pensare alle cose brutte, al dramma di quello che stavamo vivendo in questo periodo e ha fatto, come dire, spostare il pensiero in una direzione un po' più positiva. Quindi ci meritiamo sicuramente un grazie da tutti quelli che guardano quello che facciamo, quelle stesse persone, quella gente che magari tutto l'anno non va al cinema, va a vedere solo Zalone una volta all'anno. In questi mesi, durante questo brutto periodo storico, invece, ha visto tantissimo audiovisivo e magari è stata, come dire, chiamiamolo un corso di cinema, quello che faccio nelle scuole, per insegnare a guardare il cinema. Quindi magari usciti ora, fortunatamente, magicamente da questa situazione, chissà, magari andranno più volte al cinema e guarderanno più film perché si sono affezionati e si sono innamorati, come tutti noi, del mondo del cinema. Quindi vedo un bel futuro.